Ci può raccontare nel dettaglio l'operazione fatta ad Agropoli? Ma guardi, è un'attività che svolgiamo in maniera continua sul territorio attraverso attività di osservazione, attività di controllo, quella che è l'attività delle nostre pattuglie che svolgono sia in uniforme ma anche non necessariamente in uniforme sul territorio di tutto il comando provinciale, e così è avvenuto anche in quell'area dove a seguito di attività tradizionali di polizia giudiziaria si è arrivato a smascherare questo gruppo che in maniera continuativa si riforniva di sostanze stupefacenti e quindi si anche attrezzava nello smerciare queste sostanze stupefacenti sul territorio di Capaccio, in particolar modo di Agropoli. Sul territorio della provincia noi siamo molto attenti a tutte le realtà della provincia, anche quella di Agropoli. È un comune importante, così come sono importanti tanti altri comuni, e la nostra attenzione non viene mai meno nel garantire la sicurezza a tutti i cittadini e a garantire, ecco, quella vicinanza che alla comunità locale, che è proprio una delle specifiche caratteristiche dell'Arma dei Carabinieri.